like there's no tomorrow. Buona domenica a tutti, andiamo avanti con la nostra League Pauper. Quindi prima di iniziare vi ricordo, anzi per iniziare bene la domenica vi ricordo che dovete lasciare un like, iscrivervi al canale e commentare il video. Intanto noi andiamo a fare un bel mulligan, questa mano la terremo con la classica partenza di Ash Barnes che viene rimbalzata a turno 2 da Basilica e tuttora qualcosa. Credo di tagliarmi una Trabening Spector. Partiamo noi che non è malissimo, siamo 2-0, abbiamo beccato Burn e Elfi, che devo ammettere che non sono matchup dove sono scomodo con questa lista di BV Box, cioè Pestilence, scusate, retaggi del Modern. Quindi adesso daremo un'occhiatina se ci fosse Pestilence in Modern, farebbe schifo, però ci sarebbe. Ok, Oppo tiene a 7 carte, noi abbiamo detto che facciamo un keep, togliamo una Trabbing Inspector, partiamo con Ash Barrens, che fa abbastanza schifo, ma il nostro piano è prenderci mana al turno successivo e poi rimbalzarcela con Orzo e ciclare per un'altra terra. E Oppo mi ha scritto, good luck and fun, you too. Mono Black. Always Heal, Doors of Basilica, rimbalzo questa, la ciclo per una terra nera e passo. Vai. Mono Black, questa creaturina, scusate, questa creaturina la giocavo in standard ed era fichissima. Che era tutta, la spaccavi di un sacco di cose ed era bello. Sì, carry un feeder, tipo. Quello è un modo per farla diventare una bella carta. Quindi è Mono B aggro adesso. Ok, Bone Picker, beh, agro è agro. Sì. Qui faccio una Traveling Inspector. Ok. E credo di andare a uccidere questo, perché poi è il pezzo che diventa potenzialmente più grosso di tutti, mentre Bone Picker più di un 3-2 non diventa. Sì. Vai. Anche perché noi poi avremo Rift Watcher che praticamente trada con i danni fatti da Bone Picker, quindi ok. Anche Castigate non è una brutta carta, lui ha 4 carte in mano, va a 3 adesso per Illusmir, va bene. No, credo di fare comunque Rift Watcher. Però Castown... ma non posso comunque... Voglio cercare una terra... O passo e sto open di Castdown, credo. Lui potrebbe avere tipo Village Rights, va bene. Trasformerà il nostro removal in una carta brutta, però. Questo sei. Quando muore fai X creature tappate. Dove è la sua forza? Ok, rifà un 1-1 potenzialmente di più. Dark Ritual. Preoccupazione totale quando vedo questo mazzo, ma normalmente in un altro tipo di mazzi, quindi ok. Village Rights, come immaginavamo, ok. Spacco quello in risposta, che magari non ha un altro Village Rights in mano. Ok, due danni a me. Pesca due. Ah no! Io ti faccio quelle cose, tu mi fai un altro Bone Picker. Vabbè, che noi facciamo il nostro Rift Watcher. Vai. Non peschiamo le terre, in realtà avremmo potuto pescare i turni precedenti, ma ho paura di andare tapped out e non sviluppare il mio board contro questi mazzi. Quando una creatura sacrifica una creatura puoi mettere un +1/+1 su questo cessone, va bene. Trado. Pesco. No, direi che non mi piace proprio pazzescamente. Forse... devo farlo con due neri, che se pesco una terra mi devo tenere il bianco in pool, ma tanto non la pesco. Ok, vai. Ma lui ha due carte in mano. Adesso ne ha tre. Va bene, fa un 1-1 e mette un +1/+1. Sì, cioè qua se risolviamo Guardian of the Guild Pact, secondo me lui non è proprio feo. Basta, tre ne ha fatti. Una carta in mano, prendo due.
Spaccherò un pezzo con spaccherò il clou riprendendo in mano la palude. Abbiamo già fatto terra, ma vai. Quantomeno anche qua abbiamo un pezzo che trada. Non ce l'abbiamo più? No, un altro village ride. Quindi ha pescato due village, tre village rides e tre bone picker. Cioè, bravo. La traderemo. Va bene, bone picker. Col volante. Vorrei tradare col volante. Abbiamo la traiettura. Paro paro. Il problema è che fargli saccare un pezzo fa schifo. La terra. Qua gli facciamo diventare un pezzo in 2-2, però tanto saccherà questo coso, no? Vabbè, diventa 4-4 dopo. Ok. Il coso qua a volare, no? Ok. E dopo appoggeremo doppio guardiano e buona. Sacco, giro il pezzo, paro il 5-5, lui ha un simpatico 4-4. Che palle! Paro 5-5. Pesco. Diciamo che doppio Guardian of the Guildpact, se lui non ha in mano un editto, non è proprio malissimo. Sempre 5-5, prendo 4. Vai. Cerchiamo di stabilizzare un po' la board con questa accoppiata vincente. Sì. 6. Non attacca più perché vabbè. Pesco e poi ti faccio uno scarto, credo. Vabbè, Dark Ritual che non fa più niente. Il prossimo turno faremo una pala assenti, intanto prenderò uno, però a giro non è proprio simpaticissimo. C'è da dire che... Eh no, Pestilence fa schifo, cioè dobbiamo guadagnare un sacco di vite. Cosa hai pescato? Va bene. Io paro questi due, ma... Vabbè. Grazie che non attacchi, sei veramente gentile. Il problema di fare pala Sentinel è che poi diventa lui monarca e pesca delle carte. Possiamo pescare degli spot removal al mazzo? No, ok. Questo scry lo fa a 4, non ce li avevo. Ok, vai. Ma quantomeno se recuperiamo delle vite posso farmi 5 danni andare a 3? Non mi sembra pazzesco. Beh, lui però si committa tantissimo al board. Fa dei 4-4. Sì. Fa un tesoro. Ok. Un altro. Ok. Lo sacca. Porca miseria. Vabbè, noi 4-4 possiamo toglierglieli, no? Andiamo a 4. Ma insomma, non mi sembra una cosa troppo sfigata da fare. Va bene. Avrà un 7-7 che bloccheremo. Allora. Uno. Due. 3
4. Facciamo un castigate, vediamo cos'hai. Lui, essendo chiaramente protetto dal monocolore, non può essere ucciso. Poi io stappo e faccio Chainer's Edict. Che mi sembra un piano, no? Vai. Allora, 2, 3, 4, ce li ho, andiamo a 5, che non fa mai schifo. Ah, 2, vai. Credo di poter attaccare con uno di due pezzi. Grande, lui in mano aveva una pianura. Abbiamo tenuto bene la partenza, ecco sì, perché se lui partiva ancora un po' più forte a strappo, non avremmo potuto fare niente. Vai, turno dopo facciamo anche Palassenti, diventiamo monarchi, andiamo a fare un po' di vantaggio carte, Shambling, coso, vabbè, ti dirò. Facciamo questa. Chiaramente appoggeremo terra. Attacco con tutti e due i miei simpatici 2-3 protetti dal monocolore, tanto è mano removal. Ok, Omen of the Dead, ci può riprendere una Core Skyfisher. Non è male. Sì. Vabbè, questo chiaramente morirà. Allora, noi possiamo fare Scry, che credo sia una cosa da fare. Ah, certo, potevo evitare di fare così, però. Di tapparmi così a cazzo, ma fa niente. Stappo pesco. Core Skyfisher. Sì, rimbalzo Kabira Crossroad. Faccio Kabira Crossroad. Vado a 7. A 6, ma gli muoiono due pezzi. Ok. E poi vabbè, con in mano il removal in realtà ormai gestiamo troppo bene questo board. Allora, missionario, Prismatic Strength, Dispel, ma non ho visto niente che rientrava dal cimitero, non so se rigiocano, evitiamo di metterli. Suffocating Fumes, mi sa di un po' tricky, non mi sembra pazzesca. Ho qualcosa di peggio, sicuramente Executioner Capsule contro Umano Nero. No, credo che Suffocating Fumes possiamo farlo saltare. Un Castigate perché sembra lento sul draw, non per altro. Quindi vediamo un po' come va questo game contro Mono Black Aggro, che invece è un matchup che non avevo mai provato. Cioè, RB Burn, bene o male. Sì, è più forte di Burn normale al momento per tutte le spell con Madness, certamente, ma il matchup è bene o male un classicone del formato, quantomeno beccare Burn, è un archetipo che esiste da millenni, nonostante Impauper non sia pazzesco, però hai delle spell come Fireblast che comunque ti fanno venire il dubbio del ma potrei provare a giocarlo effettivamente, mentre Elfi è proprio un grande, grande, grande classico. Allora, ma sì, proviamo a tenere. Forse è un po' lenta perché abbiamo due Tapland, però abbiamo una quantità di removal che fa imbarazzo, quindi credo proprio che ci stia. Vai. In realtà il suo mazzo non è scarsissimo contro i Chainers, eh. Però, tipo, quella carta è bella contro i Chainers. Guadagno. Vai. Beh, però i due cast down mi ispirano abbastanza sicurezza, se devo dirla tutta. A 2 cosa fai di forte? Ah, questo quando muore fa un danno. Ok, vabbè, questo deve morire. Ords of Basilica. Ok, e facciamo Blood Fountain. Vai. Un sacco di Tapland. Lui ha due carte in mano, però quindi se li andiamo a togliere, Carrion Feeder, secondo me. Riusciamo a tagliargli un po' le gambe. Spero, vivamente. Anche perché comunque siamo a turno 3 suo, siamo ancora a 20 vite.
Ok, due carte in mano per il Lusmir. Ok, quando muore fai due danni, giusto? Qual era bellissimo in Torture ed Existence? Mi piaceva un sacco da giocare. Sì. Ma 17, passo. Su Castigate potremmo anche scartarlo di Blood Token a brevissimo, credo. Un altro Carrion Feeder molto bello. Meno male che ho due cast down. Vai, mi saccherà sull'altro Carrion Feeder, chiaramente. Certo. Prendo 3. Per fortuna a 3 a 3 è abbastanza lunga da riuscire a farci fare altri pezzi. Anzi, se adesso riuscissi a fare anche una terra stappata dalla cima del mazzo, faccio un sac outlet, un sacchino più ti tolgo Carrion Feeder. Oppo. Lo so, è stato una. Cioè, nel senso, capisco che è stato un brutto colpo, però. Sei a 16 minuti e 38 e giochi aggro. Beh, comunque per adesso abbiamo beccato solo matchup buoni, secondo me. Quindi non possiamo lamentarci. Tra l'altro, lo stato del Pauper mi sembra leggermente migliorato da quando ci sono stati gli ultimi ban. È uscito un mazzo fichissimo. Come vediamo se ce l'ho già montato. Eccolo qua. Che devo ammettere essere molto, molto, molto bello. Adesso io non so come sta andando oggi il Pauper Geddon, ma secondo me qualche copia di questo in top ce la possiamo andare a ritrovare senza troppi problemi. Cioè, alla fine è un mazzo che si permette di avere sia la parte combo con Jace Razor e Frantic Salvage, quindi ci fa macinare l'oppo, sia una ottima parte aggro combo, perché comunque puntiamo ad avere in campo dei Foundry Inspector, ma anche se non li abbiamo, con Golem Foundry, che è un'ottima, ottima, ottima uscita da un sacco di situazioni fastidiose. Poi Weather the Storm e Scattershot prendono, secondo me, benissimo i matchup fastidiosi per Trono, quindi o quelli non interattivi dove rischiamo di morire, o Fatine. Quindi ci sta. Vabbè, quattro copie di Fangreen Marauder per far simpatia agli Affinity ci stanno sempre. E con tutti i pezzi che sacchiamo, secondo me non è difficile arrivare a 70-80 vite. Makeshift Munition di Side è troppo forte in certi matchup, quindi ci sta. Ma Oppo, scriviamogli. Ma ho dei capelli particolarmente strani, credo. Cioè, non ho chiesto Oppo dei capelli, però. Sorry, I had a cut with the doctor. Ok. Mi fa piacere per te, quindi. Mi raccomando, ragazzi, quando vi mettete a giocare su MTGO, non mettetevi al telefono, perché poi la situazione si fa lunga e io mi infastidisco. Wow, potrei anche fare Rift Watcher qui, perché non ho tirato terra stappata e dopo faccio doppio coso, così guadagno anche 4 vite nel frattempo. Vai. Sì, forse potevo fargli Castigate, ma non ho pescato la terra stappata e ci tenevo o a fare Board Presence o a fare doppia spell. Oh no, 4 vite, ne guadagno solo 3. Vabbè, ok. 17, lui 0 carte in mano. Noi il turno dopo possiamo fare, se non tira la spell, Castigate più Core Skyfisher, che ci rimbalza Barrens, direi. Così, al momento quello. Si sacca un pezzo lì. Vabbè, fa un danno per un danno. Niente di che. Ah, ok, Bomb Picker. Vabbè, allora noi possiamo fare Basilica. Ok, Barrens, c'è terra, vado a 13. To any target, Core Skyfisher numero 2. Blood Fountain, vai pure. Ha 0 carte in mano. Possiamo tranquillamente andare a parare Fiora
Find e buon picker per tradare, in maniera tale che dopo possiamo stappare, fare editto e cast down su Carrion Feeder. No, non possiamo più fare editto, ma cast down, possiamo farglielo uguale. Ah, però spari ora, eh. Ah, mi togli un pezzo facendo tenere fuori due? Ok. Sì. Io giuro che comunque trado con buon picker in questo spot. Vai. Allora. Vabbè, tiriamo sto Chainer's Edict. Vai. Zero carte in mano, hai un 1-1. Vai. Che comunque io non ho risposte per quell'1-1 in sto spot, ma fa niente. Vediamo un po'. Abbiamo un blood token, possiamo liberarci di quel castigate, secondo me. Facciamo spare supply. Kabira Crossroad. Facciamo Blood Fountain e a fine turno suo scarteremo Castigate. Vai. Tra l'altro possiamo andare a riprenderci Rift Watcher. Direi che siamo messi ok. Sì. Ok, seconda Pestilence, stappo pesco. Core Skyfisher. Mi rimbalzo spare supplies. Faccio spare supplies. Quanto value, eh? Pazzesco. Kabira Crossroad a me. E poi ci manderemo al cimitero una delle due Pestilence per pescare una carta bella nuova. Abbiamo il cimitero, un editto di cenere in mano un altro, quindi ok. Oh no! Va bene. 2, 4, 5, 6. Se sacca subito per fare il pezzo è un pazzo criminale. Grande zii. Turn off auto hit. Ah, c'è Carrion Feeder, ok. Via. Mi hanno pescato la figurina forte contro il suo mazzo. E ti faccio fare editto e poi faccio guardian. Editto. Lui chiaramente saccherà l'1-1. Facciamo Kabira Crossroad. E così il tuo 4-4. È stato un piacerone. Ok. Vai. Sì. Chiaramente qua svilupperemo il nostro board, lascio dietro il 2-3, guarda. Anzi. Sì, vado a 12, non credo che riusciremo più a perdere questa partita, ma non si sa mai, vai. Tanto ho un sacco di 2-3, 2-4, pazzeschi. Pesco. Omen of the Dead, molto bene. Qui paro con Rift, con Guardian of the Guild Pact senza neanche passare dal via. Oh, sacco lui. Stappo pesco. Facciamo capire a Cross. No, non serve a niente, facciamo questa. Man of the Dead e prendo Rift Watcher. Quante cose possiamo fare con un mazzo solo di Magic noi? Pazzesco. Già, mi metto sui deck, incredibile, pazzesco, abbiamo vinto facendo veramente un sacco di cose. Che mazzo fico, BV, BV, BV. Questo, BV questo, adesso è inutile che provo a dare dei nomi che non mi vengono in mente.
andiamo verso G4, ci vediamo dopo. Rieccoci qua, riapparsi dal nulla. G4, questo è un mulligan abbastanza palese. Beh, è un keep brutto, ma è un keep. Credo di togliere Omen of the Dead. Il vaglio che ci farà, ce lo farà dopo. E abbiamo la possibilità di rimischiare. Fate Kabira Crossroad in modo da poter fare dopo Orzhov, ma pezzo anche. Fate, che colore sei? Fate, no, è un Familiars. Non so come sia il matchup. Familiars è uno dei mazzi. No, ok, sei UV Blink. Rimbalzo questa. Beh, almeno abbiamo il parante. Se ha dei ninja, non può farli. In teoria, preordine è andato. Beh, qua i nostri 197 scarti post side, secondo me, sono buoni in questo matchup. Così al buio. Sì. Un altro land cycling. Ok, fai terra. Paro. Non paro. Sacco di pestilence. Allora, qua a me non mi dispiacerebbe fare tipo Blood Fountain, Corsica e Fisher per risolverlo, perché potrebbe essere un buon pezzo, però forse facciamo Chainer's Edict, Kabira, Crossroad. No, cioè, non capisco cosa sia ancora, quindi teniamo il board pulito in attesa che arrivi una delle Pestilence. Sì. Ponder, un sacco di cose. Beh, potrebbe essere tipo Familiars che gioca un Augury of Bolas, che comunque viene scontato, quindi non l'ho visto nelle liste di Siding Raken, però quindi non saprei. Ok, Traven Inspector, Terra, Corsica e Fisher. Credo che una delle due Pestilence ci abbandonerà. Non Core Skyfisher, scusate, Blood Fountain. Se non dovesse passare questa Fountain, allora faccio Core. No, a fine turno credo che pescherò, in realtà. Potrebbe essere UV con... cavolo. Sì, quello Blink e basta. Con Soul of Migration. Credo. Beh, noi veniamo. Che comunque. Vai. Un altro Augury of Bolas. Questo non ci interessa più perché l'ha fatta. Tenere sempre aggiornato lì è interessante. Brainstorm. Non gli ho visto ancora prendere un counters. Wedding Invitation. Quando entra pesca una carta, sacrificala. Una creatura non può essere bloccata questo turno. Se è un vampiro, guadagna lifelink. Vabbè, pesca. Ok. Fine turno, sacco un token qua. Facciamo vantaggio secco. Bojuka Bog. Ah, Bojuka Bog non è male. Non so se è il momento di giocarlo. Facciamo uno spare supplier. Guarda, lo rimbalzo. Cioè, se pesco un'altra terra... non l'ho pescata. Vediamo se questa cosa ci punirà. Vai. Qua giustamente lui fa un blocco, ci sta. Abbiamo una quantità di pestilence pazzesca. 2, 3, 4, però non abbiamo il mana per sfruttarla bene. Ma ha fatto anche una quantità di peschini clamorosa, cioè 39 carte del mazzo. Cosa potrà mai essere? Ditemelo. Prima di vedere cosa farà, ditemi che mazzo è. Ok. Basic Landside. Questo abbiamo capito che lo fai. Beh, io qua faccio Spare Supply, poi attaccherò con tutto. Piglia 3 danni e poi vediamo cosa succede. Tanto avendo il removal, ascolta, vai, to.
3 a te. Dove, che avere, può avere ninja, boh. Credo, cioè non... Sì. Sei fissatissimo, zii, cioè proprio sul fixing non si può dire. Veramente? Vabbè. Tireless Stripe, tra l'altro ho tappato malissimo. Sì. Sì. Sono 04. Non è bellissima questa Blood Fountain, se posso, questa Pestilence al momento, però. Circular Logic. Tensione. Scarto un Parasentinel. E non posso pagare 6. Cosa dice lui? Vai. Tireless Tribe. Ecco, Tireless Tribe è un mazzo che mi fa paura perché non lo conosco, quindi non so come giocarci contro. Però credo che devo tirare tutti i removal del mondo su quella Tireless. Can't be blocked. Inside Out 5. Steel 5 però. 9. 13. No, siamo morti, siamo morti. 17, va bene. Sì, no, siamo morti a 100 carte in mano. Ok, quindi Tireless Tribe. Ok, ok, ok. Vabbè, non credo che mi cambi la vita infinitamente. Faccio comunque le Dures. E probabilmente mettiamo le Prismatic Strand. E protezione da blu? No, perché lui è bianco. Togliamo Suffocating Fumes, che non mi fa impazzire. Una Pestilence, Executioner Capsule, buono. Blood Fountain, ok. Castigate Sphere Supplies. Devo togliere qualcosa però, Vabbè, Rift Watcher non mi fanno impazzire. E presumibilmente anche questo prete. Sono sceso un po', solo tutti i pezzi. Beh, no, dai, va bene. Sì, dai. Abbiamo aggiunto le Dures alla fine. Dures e Prismatic Strand. Bello questo Tireless Tribe, mi piace, mi ispira sicurezza nel, cioè proprio dico come come combo incredibile da formato. Yes, iniziamo noi. Che palla. Dobbiamo mulligare perché abbiamo Monolanda, che non è che ci capiti pochissimo. Questa la Kippo. Questa la Kippo, ma cosa tolgo? Credo di togliere questo. Porca miseria. Prismatic Strand, done. Sì, in realtà Skull Skyfisher non è core, Skyfisher non è pazzesca in questa mano, perché non c'è niente da bounceare, ma contando che il nostro mazzo è fatto di carte che bounceano, siamo fiduciosi. Cioè, di carte bounceabili, scusate. Ok. Sì, pesco. Tipo questa. Vai. Vabbè. Brainstorm. Vai, chiaramente non facciamo, cioè non rimbalziamo altro perché non ci interessa particolarmente. Dovrei riuscire a appoggiare Parasentinel nel prossimo turno, sarei contento. Dovessi riuscire a farlo, sarei contento. Sì, Pondero. Pondero! Veramente una quantità di peschini per le Stripe che pazzesca.
quindi ha fixato il mana. Non proprio quello che volevo. Faccio lei. Meno, chiaramente. Pesco una carta, poi vediamo cosa ne esce. Perché le terre vorrei riuscire a farle. Terra? Grazie. Prossimo turno possiamo appoggiare Sentinella. Beh, c'è Circular Logic, che è una figurina di Magic. Però abbiamo visto che costa 3, Madness 1. Ok. Sì. Brainstorm che mette via le brutte carte. È un mazzo, dai, le Stripe, che voi sappiate. Cioè, nel senso, è molto carino, ma è giocabile. A me ha fatto male. Avessi avuto doppio removal, non so come sarebbe stato in realtà lui, però... Standard Bearer. Vorrei fare lui. E passare senza attaccare. Per avere due pezzi che bloccano i tuoi due pezzi. Sì, tra l'altro lui cosa dice? Allora, se un opponent, ok, quindi non lui, quindi se ha un rimbalzello può farlo sui miei pezzi. Prismatic Strand, molto buono. Ok, Tireless Drive. Porca Eva. 5 carte. Orz of Basilica. Sì, tengo open di Prismatic Strand qua. Sperando che succeda qualcosa di positivo per la mia vita. Tutto bene, Inspector. Ancora pezzi che danno imbloccabile. Non ne ha. Attacco. Sì. Pesco. Vai. Forza, mazzo, pesca forte. Siamo quasi alle stesse numero di carte. Sì. Qua chiaramente tireremo cast down qua sopra. Dobbiamo toglierlo un po' dalle scatole. Approfittiamo adesso che abbiamo il mana, perché poi dopo voglio avere Prismatic Strand comunque open. Ok. Vai. Attacco per 2. Sì, vorrei pescare altri volanti, mazzo. Te lo chiedo così in amicizia. Sai che ormai abbiamo un bel rapporto. Doppio removal, ok. Qua possiamo fare il removal più prismatico, in realtà. Vai. Lui ha 6 carte, che non sono proprio pochissime, però... Vediamo. Ok, Circle Logic. Quindi siamo portati via 2 carte. Dovrei essere contento per questo scambio. Non lo sembro. Ok. Vabbè, comunque in realtà si è portato via un pezzo. Io faccio 4. Non ho strength open. Vai. Pesco terra. In realtà dopo credo di appoggiare Guardian of the Guild Pact per aumentare la race. Abbiamo vinto noi, pensa te. E io pensavo di essere morto. E invece, ok. Credo di lasciare così la sideboard. Questa è forte contro Circular Logic. No, dai. Va bene così. Vediamo un po' come va questo G3 contro Tireless Tribe. Interessante. Molto bello. Mette alla prova. Allora, peccato che dobbiamo legare ancora per le terre. Bruttissima mano. Cavolo. E io toglierò un Omen. E una Duress. No, credo un Guardian of the Guild Pact. Done. Molto brutta questa mano, ma anche le altre erano proprio pazzesche.
No, beh, lui tanto non fa un pezzo. Adesso vi farà magari augure. Noi possiamo fare o doppio scarto. O doppio scarto o castigate. Forse castigate. Sì. Per togliere tribe. Però forse i primi turni conviene fare doppio scarto. Lui ha 4 carte. In mano una è brainstorm che credo di voler tagliare. Quindi doppio scarto. Brainstorm. Altra Dures, credo di togliergli tipo Inside Out. Sì, lui ha Dispel e Terra in mano. Ok, gioca 100 peschini. Ci sta. Dopo facciamo Castigate e vediamo cosa ha pescato. Spear Suplex in realtà ci farebbe andare avanti. Sì, però. No, no, non ha più senso, tanto in mano solo Dispel. Ha trovato Tireless. Vai. Beh, chiaramente lui saccherà Augur of Bolas. Onesto. Ha in mano un counter per i nostri removal instant. Sì. Cerchiamo di pescare qualcosa tipo terre. O Prismatic Strand che non possiamo tirare. E lui sta cominciando ad avere tante carte adesso. Quel coso. E beh, è vero che non ha Inside Out. Cioè, se lo ha top deccato. Okay. Wedding Invitation. Ok. Andiamo avanti con le pescate. Se il prossimo turno riesco a fare. Land drop into qualcosa. Peccato che è tappata. Beh, la terra stappate bianche ne abbiamo veramente poche, quindi. Il problema è che il nostro Prismatic Strand senza giù una bestia sta sotto il suo counter. Perché però adesso possiamo andare a togliere. Sì, voglio stare sicuro, fare doppio scarto into chainer qua. Via questo. Vai. Non mi andava di giocare il mio Chainers magari contro un Circular Logic non proprio pazzesca come cosa. Così di nuovo. E togliamo Dispel a questo punto. Tu sei messo così, Chainers, e vai. Uff. Allora, secondo me abbiamo stabilizzato adesso. Dobbiamo riuscire a pescare bene con Spare Supplies, qualcosa che faccia value, perché lui giustamente ha tanti peschini nel mazzo, gli ho visto fare tutti i peschini uno del formato forti, quindi si può riprendere. Poi a doppia protezione, Ash Barrens. Bella tale strike, però ha una bella art poi. Ok. Beh, lui ha Dispel. No, non credo ce l'abbia più, mi sa che gli abbiamo scartato, sì. No, devo tappare doppio nero qua, sempre meglio. Pestilence. Pestilence è ok, Dispelline, va bene. Quindi il nostro removal instant è forte. Spacco pesco a fine turno. Castigate di nuovo, ci sta, credo che lo tireremo perché in realtà non so se però. No, ci sta a tirarlo, tanto poi possiamo. Forse prima pesco e vedo cosa succede. Ok. Non so cosa sarebbe potuto cambiare, però. Flying. Via Inside Out, che è l'unica carta che si cicla e. Lo fa scombare, vai. Uff. Pesco, ok. Guardiano. Tocca a te. Mettiamo un clock di 10 turni comodi, ma mettiamo un clock. Sì. Guida. Ah, perché può scartarselo due volte. Ok, Whiteout. Ma com'è l'art di questa carta? Che di solito quelle vecchie. Ah, sì, me la ricordo. Tireless. Ok. Però lui ha un Blacksmith. Terra.
Lui ha uno blacksmith open. Forse faccio così. Se pesco chainer, no, terra, devo iniziare. Catrota. Vabbè, in realtà noi ci giocheremo leggermente intorno. Lui più che altro si può salvare da Pestilence il pezzo. Wedding Invitation, quindi imbloccabile. Va bene, quattro carte, tre le conosco. Ansia. Vi trasmetto la mia ansia perché è importante questa cosa. Sì, cominciamo a fargliele tirare, va. Certo, uno, due, tre, quattro, cinque. Stapo pesco. Non posso fare niente perché rimango. Vado da paid out. Non ho neanche bestie al cimitero. In realtà posso fare. Boh. Attaccare forse. Perché tanto il pezzo è imbloccabile. Quindi stare indietro non ha molto senso. Prima mi sono missato un attacco. Non credo. Però dovrei riguardare. Sì. Ok. Sì, un sacco di wedding invitation e gli ho tolto solo un inside out, quindi. Prendo. Chiaramente lui adesso farà l'altra blacksmith skill. Va bene. Wow, pick. Anche questa è una carta interessante. Ha una carta in più oltre queste due qua. Ok. Va bene. Facciamo basilica che mi sbloccherà la situazione tra qualche turno. Attacco. Vai. Perché dopo possiamo fare ad esempio terra, fare secondo Guardian of the Guild Pact, aumentare la nostra race. Questa è una bella carta da top deckare. Quindi ho una carta che non conosco, Without. Bello però, bello, bravo, bravo, così mi piace molto. Il problema è che avrei potuto fare editto, ma non potrò. Allora, io qua posso fare tac tac tac, secondo Guardian. No, devo fare terra stappata. Due tre quattro, terra stappata. Possiamo fare Pestilence qua. Chiaramente lui si può buttare via i pezzi, ma se li butta via per salvarsi da Pestilence mi va anche bene. Vai, non attacco. Beh, sì, qua devo stare open per Prismatic Strand. Lui ha i Dispel, quindi questa Prisma. Poi sono stato open di questo anche per evitare di morire con Prismatic Strands in mano. Prismatic Ending è un po' in Modern. Game Chap complicato. È come giocare contro Infect. Uno dei matchup che ho sempre più odiato nella storia del Magic. Possiamo trovare un altro Chainer Sedic? No, mi sa che ne gioco solo due. Confermo? Confermiamo? 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 No, 3, 3, 3, attenzione. Ok. Più che altro se tolgo questo e faccio Chainer Sedet, lui comunque perde un tot di pezzi. Sì. Ok. Problema è se faccio Chainer Sedet e lui ha un counterspell. Forse posso aspettare ancora un attimo. Io non so più che carte tu abbia.
Ok. Allora, che counter può avere? Durres mazzo? Possiamo fare parasentinel però qua, eh. In modo da andare avanti con le terre. E abbiamo open prismatico con... Non... Sì, posso fare orzo, per rimbalzo una terra tappata. A questo punto attacco però, perché tanto ho il blocco dietro. Ok, no, ce la siamo portati a casa. Molto bene, potevo fare Chainers, ma avevo paura di qualche counterspell che potesse avere. E tanto a questo punto noi andavamo sempre sempre più avanti. Quindi molto bene, siamo 4-0 col mazzo. Devo ammettere che ne sa, si vede la mia inesperienza perché sono tutti 2-1. Però devo ammettere che sono molto molto soddisfatto per essere una delle prime league che li faccio, rifaccio dopo praticamente mesi che non gioco. Questo formato in particolare, quindi noi ci vediamo tra poco al quinto e ultimo match della giornata. Tra l'altro ho fatto così con le mani come se fossi un rapper, ma vabbè, lasciamo perdere. Ciao! Ultimo match della League contro uno degli Oppo con i nick più famosi di MTGO, e tra l'altro è un ottimo giocatore italiano, credo lui, Kip. Comunque, non ho idea di cosa possa giocare, è proprio l'ignoranza dell'essere nel formato da 7 minuti, quindi ci sta. No, un'oretta e passa ormai in realtà che stiamo giocando. Anche perché dopo una league posso affermare che il mazzo è forte, ma non è affatto veloce, quindi per grindare... forse Affinity? Forse Affinity. Spare Supplies. Se fosse Affo, finalmente quei 4 Dust to Dust della side potrebbero vedere la main. Cioè, suppongo siano buoni nel matchup, no? Ciclo, prenderò una palude. E vai. Un sacco di carte che pescano. Come sarà il matchup main deck? A tre... Ah no, Goblin Combo. Molto più interessante che Affinity. Skirk Prospector, ok. Devo prendere una palude comunque, in realtà. Vai. Io non ho tante risposte. Ho i miei removal main deck, quindi devo cercare di pescare il più possibile. E di side andremo a mettere tipo i Dust to Dust per le terre, le Durest, non credo. E perché ho questi circoli di protezione dal blu? Io veramente non lo capisco. Adesso che sto esplorando il formato con tutta la mia esperienza, mi sembrano proprio brutti. Sbaglierò? Ditemi perché. Per proteggerci dai ninjutsu? Però, mamma mia, cioè, preferisco avere un removal in più. A questo punto metto Defile, tanto gioco 1-2. Beh, no, non gioco tantissime. Metto Disfigure, che è una carta veramente da boomer, secondo me. Dures. Via Spare Supplies, credo. Qua attaccheremo. Boh, farò Core Skyfisher Spare Supplies. Sulla sua combo non ci possiamo fare molto al momento, quindi credo di giocare come se lui non l'avesse e pescare delle carte nel frattempo. Mettiamo un clock chiaramente nel frattempo. Un clock perché non è che stiamo proprio spingendo tantissimo. Ma noi i removal non li vogliamo vedere. Tipo le pestilence sarebbero fortissime in questo matchup. Credo. Se riusciamo ad arrivare a tirarle. Ma... 1, 2, 3, 4. Potremmo fare una pestilence da 1. Quello persiste. Quello fa mana. Quindi se lui è in mano, first day of class, abbiamo mana infinito. Sì. Sì, vai, vai. Fammi vedere la parte di chiusura del mazzo e per me siamo ok. Non gli farò fare chiaramente tutta la combo perché non mi sembra carinissimo. Come funziona, giusto per, con Flame Wave Invoker fa mana infinito e mi spara 5 danni a volta, quindi concediamo pure senza problemi. Mana infinito lo fa con Skirk Prospector e Goblin che rientrerà senza segnalino per First Day of Class. Bel mazzo Goblin Combo. No, beh, questa non ha senso. Mettiamo i Dust to Dust e
Eleni Spellbomb. Non credo di andare a mettere le dure, onestamente. Sul Forgotten Fumes, ok. Ancora salutiamo Priest of Ancient Lore, che non ci piace. Executioner Capsule se ne può andare. Abbastanza, sì. 4 carte ben togliere. Sì, secondo me i Rift Watcher possono abbandonarci in questo particolarissimo matchup. Le Pestilence le voglio tutte. Cener's Edict via 1, anche 2 secondo me non sono bellissimi. Più che altro ha il Goblin con Persista, ha un sacco di pezzettini che può spaccare, un sacco, ah, tipo Matrona che una volta fatta è lì per essere sacrificata. Allora, chipperei se avessi una terra in più, non chipperei non avendo la terra in più. Questa la chipperei. Kippo, metto via guardiano, Dan, facciamo Skull Barrens, che poi in realtà credo che rimbalzerei, però rimbalzerò, però tanto comunque farei Tapland. Ok, bravo quella terra lì, fai una terra artefatto anche dopo, per favore. Basilica. Vai. Dures, via da sudato. No, ok, va bene. Oh, terra bianca, porca Eva. Vai. Non Dures adesso. Sì, questo Dust to Dust non è pazzesco, forse potrei addirittura aspettare a farlo. Sì, direi che aspetterò a farlo dato che non c'è un artefatto in campo. Ok, Suffocating Fumes, è interessante. Quella scarti, la terra non puoi togliertela. Ci penso un attimo, perché effettivamente non è facilissimo cosa andare a togliere. Loro di 6 giocano Vandal Mask, tra l'altro, quindi neanche la nostra Nini Spellbomb è sicurissima. Allora, Pestilence? Pestilence è fica. Possiamo farla dopo, forse? Allora, come posso fare in modo che dopo Pestilence entri e faccia un danno appoggiando Orzhov Basilica e rimbalzandomi Barrens? Abbastanza easy, facciamo così. Abbiamo open comunque il removal. Vado a prendere un'altra palude e passo. O posso pescare Dispel Supplies. Scartato Synthetizer. Allora, Dust to Dust è buono. Vediamo. Se fa la terra artefatto, adesso faccio removal su Prospector e poi stappo e gli faccio via due pezzi. In combat gli togliamo questo, non pesco di surprise, però va bene. Allora, beh, cambia poco. No, no, cambia che mi tengo open per pescare, quindi facciamo dust to dust, questo, vai. Vai. E possiamo volendo ciclare su Suffocating Fumes, ma non mi sembra pazzesco. Finirla end step, possiamo andarci senza problemi. Sacco non ha pescato la terra. Noi non giochiamo Slandi. Kabira Crossroad, ok. Pesco. Questa perché così cominciamo a fare scry. Fai. Ha tenuto una mano. Bella carta del Dispute. Bella carta. Va bene, Stella. Ok. Kabira Crossroad passo e poi inizieremo a fare degli scry. L'unica cosa che possiamo fare. Lui si è ripreso bene dalla nostra action per ucciderlo, devo ammettere. Forse devo fare le terre col nero prima di capire Crossroad. Questo è un errore. Perché adesso ho un solo nero da fare, due con la palude che ho in mano, ma non mi guadagna vite. Ok.
cioè più avanti potrebbe essere utile. Goblin combo. Un mazzo onesto, secondo me, da imparare a giocare bello. Cioè, onesto nel senso, ok, un bel mazzo ci può stare. Sì. Eh sì, ho sbagliato, non dovevo fare questa terra. Hai la combo? Sì. O sta giocando solo per fare value? Dead Dispute, Unearth, sì. E sì, perché First Day of Class è instant, tra l'altro. Cioè, G1 abbiamo perso con quello in pila. Coral Persist in pila, quindi. Ah, beh, ci sta, ascolta. Abbiamo fatto il nostro, devo ammettere che. Sono pacifico con questa cosa. Certo, First Day of Class. Ok. Vabbè, chiudiamo 4-1 e sembra onesto. Alla fine contro un oppo che sa giocare, suppongo, perché lo vedo molto spesso nei risultati, e in più che ha visto bene, poi ci si è ripreso molto bene dalla nostra distruzione completa che gli abbiamo fatto, quindi ok, facciamo F6 qua, intanto vediamo cosa ci propone. Makeshift Munitions. Ok. Ah, fa male infinito e ci uccide così. Ok. GGGG, è stato bravo lui. 4-1, onesto, onesto, onesto. Bel mazzo BV, devo ammettere. Cioè, immagino che sia fastidioso giocarci contro, ma molto carino. Vediamo cosa abbiamo trovato. Open all. Allora. Un Magus of the Moon, 45 play point e credo del nulla cosmico. Quindi, detto questo, faccio sempre malissimo ad aprire le chest. Vi ringrazio tutti per essere stati con me fino alla fine e noi ci vediamo domani con un po' di MTG A. Ciao a tutti!